Buonasera a tutti o buon pomeriggio e benvenuti a questo webinar che si annuncia molto interessante. Si annuncia molto interessante perché è un tema, come dire, di natura interdisciplinare e che coinvolge innanzitutto gli studiosi ovviamente di diritto comparato, ma anche studiosi di altre discipline, tant'è vero che colui che è chiamato a moderare questo incontro non è tecnicamente uno studioso di diritto comparato, anche se si avventura necessariamente nel diritto comparato per interessi scientifici. Avremo modo poi di approfondire. Sono davvero curioso di ascoltare le relazioni di questo webinar dal titolo A partire da Carnet de Voyage Podcast, le nuove frontiere nella comunicazione e nell'insegnamento del diritto comparato. Per chi non lo sapesse, ma poi gli autori avranno modo di dirci qualcosa in più, Carnet de Voyage Podcast è, diciamo così, un fenomeno scientifico-mediatico, passatemi questa definizione, che da un po' di tempo sta diventando sempre più popolare ed è, come dice appunto il titolo del seminario, un podcast che si occupa di, passatemi anche questo, di viaggi nel diritto comparato. Mi piace utilizzare questa metafora del viaggio perché sto ultimando una postfazione di un libro che uscirà in traduzione a settembre. È un libro di un comparatista che però si è occupato anche della mia disciplina, Harold Berman, che ha insegnato per molti anni ad Harvard, poi ha insegnato alla Emory University. E quindi nello scrivere questa postfazione ho recuperato un po' di cose inedite di Harold Berman che aveva passato molti dei suoi primi anni quando era ad Harvard nell'Unione Sovietica. E nello scrivere questi grossi critico, diceva alcune considerazioni. Una considerazione che mi ha colpito particolarmente, voglio citarvela, come dire, proprio così come è stata tradotta, se la recupero. In uno di questi appunti di Harold Berman scrive: I could have learned in 20 years of research in libraries what I learned about secret annex in trade agreements, characteristics of contract with Soviet and other communist trade organizations, Soviet techniques of negotiating. That set up in various Western countries for controlling East-West trade, etc. And of course, I got a lot of documentation, reference literature. Also, I have learned something about the art of interviewing as a technique of legal research. Harold Berman parlava dei suoi incontri con i funzionari sovietici in una mosca, diciamo che era una mosca molto diffidente rispetto ad un americano di quei periodi lì. E mi sembra una nota importante su cui introdurre il nostro webinar perché Harold Berman, degli anni, come dire, 60, quando lui faceva questi viaggi a Mosca, ci ricorda che la gestione delle fonti, quando si fa ricerca scientifica e si comunica la ricerca scientifica, non è necessariamente quella classica, ortodossa a cui noi siamo abituati, ma anche l'incontro personale che si ha nel viaggio, che è tipico di chi fa il diritto comparato. È un formante molto importante. Allora, il podcast dei nostri autori, a mio avviso, ci fa fare un po' questo viaggio nelle storie, nelle esperienze di studiosi di questo tema qui. Quindi, il mio invito, molto umilmente, se posso, è quello di spronarli, di invitarli a raccontarci altre storie. Ma detto questo, io cedo la parola prima a Tommaso Amico di Meani, Università Unitelma Sapienza, e poi a Lorenzo Serafinelli della Sapienza Università di Roma, così loro ci introducono il tema e poi passeremo a due ulteriori interventi, uno del professor Francesco Palermo dell'Università di Verona e dell'Eurac Research, e poi la professoressa Giovanna Tieghi dell'Università di Padova. Allora, Tommaso, a te la parola. Grazie Pasquale, buonasera a tutte e buonasera a tutti. Grazie anzitutto al professor Martinico per questa splendida idea. Non vedevamo l'ora di poterci trovare qua a discutere su questi temi, quindi sono davvero contento e saluto e ringrazio anche le persone qui collegate. Prendo la parola per primo io, non per qualsivoglia merito, ma semplicemente per un ordine alfabetico, ecco, anche rispetto al mio collega di podcast e amico Lorenzo Serafinelli. Vi inizio a raccontare un po' come nasce questo podcast. Siamo la primavera del 23, quindi poco più di un anno fa, e ci troviamo con Lorenzo in una fase più o meno simile e che
quasi tutti quelli che vedo collegato, insomma, conoscono bene, cioè la fase successiva alla scrittura della prima monografia. Cioè, quella fase un po' di soddisfazione, ma anche con un horror vacui latente, e in quel momento decidiamo di depositare metaforicamente la penna, di lasciare un attimo da parte le bozze, le review, i referaggi, le scadenze, e di concederci una variazione sul tema del diritto comparato. Quindi continuare a fare un prodotto scientifico, ma qualcosa di, se vogliamo, diverso. Con quale obiettivo? Beh, l'obiettivo numero uno, lo possiamo confessare, credo, Lorenzo, è quello di divertirsi. Se è il tema del divertirsi durante la ricerca, è un tema del quale abbiamo poi parlato anche in particolare con Alessandro Somma durante il podcast. Quindi sperimentare un modo nuovo, quantomeno per noi, di fare ricerca e allo stesso tempo raccontare qualcosa che solitamente è poco detto, cioè che non traspare dai libri, se vogliamo la parte un po' sommersa, attraverso uno strumento altresì poco frequentato, che è quello del podcast, cioè quantomeno dai comparatisti. Secondo obiettivo, quello poi di cercare di offrire un contributo alla comunità, ai comparatisti, offrire una sorta di memoria, cioè convinti che la memoria del diritto comparato, in questo senso, non sia solo fatta di libri, di articoli, ma ci sia anche qualcos'altro, ci siano anche le storie dei comparatisti, dei suoi protagonisti. E come vi sia un collegamento allo stesso tempo molto fitto, un intreccio tra le traiettorie biografiche dei comparatisti, delle comparatiste, e le loro traiettorie invece scientifiche. E quindi tutto questo si svela in conversazioni con i comparatisti. Decidiamo quindi che lo strumento che vogliamo utilizzare è quello dell'intervista. Non è uno strumento nuovo, quello dell'intervista del diritto comparato. Pasquale parlava dell'Unione Sovietica, mi viene in mente un'intervista nota di Duncan Kennedy, comparatista statunitense, che racconta di come durante il periodo della Guerra Fredda fu sostanzialmente un infiltrato della CIA nei campus europei. E quella fu un'intervista, una delle interviste. Ci sono poi una serie di interviste, quella storica di Piero Daro dello Stacco, e poi c'è un volume di interviste in cui vari studiosi e vari studiosi di diritto comparato intervistano sempre lo stesso Sacco. Quindi è uno strumento in qualche modo frequentato questo dal diritto comparato. Per noi è uno strumento che ci interessa particolarmente dopo mesi, anni di vita un po' eremitica, quell'idea di cercare un contatto umano, un po' empatico, parlare con le persone, per noi era evidentemente di interesse in qualche modo. Questa parte sommersa, dicevo, ci interessa, e anche perché è un qualcosa che noi tutti conosciamo, cioè è capitato a tutti di avere delle conversazioni, magari a margine di un convegno, un momento informale, cioè ricordare a volte esattamente, parlavamo con Lorenzo, quelle parole che ti sono state dette, quel consiglio, quel giorno, il consiglio che hai ricevuto da una più esperta di te, che a volte cambiano davvero la nostra prospettiva, non solo di ricerca, ma anche poi in professionale, ecco, in questo senso. Questo tipo di racconto e l'intervista diventa per noi in realtà l'opportunità di sì raccontare qualcosa dei, appunto, alcuni dei protagonisti del diritto comparato odierno, del loro percorso. Iniziamo sempre il podcast chiedendo del periodo della formazione, riflettendo su quel momento, ma allo stesso tempo le nostre regole di ingaggio con gli interlocutori sono molto chiare, cioè sono quelle di dire: racconteremo tutto questo, ma racconteremo e vogliamo sapere anche i momenti di difficoltà di questo percorso, i momenti di crisi. E
E questo evidentemente per noi era imprescindibile, anche perché uno dei target fondamentali, come vi accennavo, di questo podcast è costituito dai giovani e giovani delle regioni. Per cui per loro riconoscersi, nei momenti di difficoltà, nei dubbi, che inevitabilmente si affastellano nella vita di qualsiasi ricercatore, e quindi colmare un po' questa distanza, no? I grandi autori. Finalmente c'era David Foster Wallace che raccontava di come quest'aura mitica, mitologica, anzi, attorno a Dostoevsky fosse assolutamente perfetta per tenere lontani tutti e molti studiosi del suo corso da questo piedistallo, evidentemente. Quindi riportare un pochino più vicini a noi, questi maestri del diritto comparato. E quindi in questo solco cosa abbiamo incontrato? Abbiamo incontrato un Sabino Cassese, ad esempio, che ci racconta della sua vita da precario dell'università, docente precario dell'università, e i suoi dubbi sul futuro. Abbiamo incontrato Barbara Pozzo, che parla della sindrome della pagina bianca e delle sue difficoltà a trovare i temi e ad approcciarsi ai temi di ricerca. Abbiamo trovato Alessandro Somma che ci parla del nomadismo accademico e di come questo a volte abbia un impatto sulle nostre vite private. Oppure ci parla del dilemma amletico, nel quale evidentemente si possono riconoscere tanti studiosi, giovani e non giovani, del torno in Italia. Ritorno in università d'Italia a fare ricerca o rimango all'estero. Quindi tutto questo ci ha restituito un volto, se vogliamo, più umano anche dei comparatisti, delle loro storie, perché poi tra i giuristi i comparatisti sono quelli che, se vogliamo, sono i più sono viaggiatori, sono gli esploratori, e quindi da questo punto di vista sono venute fuori delle cose interessanti che in qualche modo ci avvicinano e raccontano di nuovo una parte di diritto Grazie. comparato. Come contare tutto questo? La scelta, piuttosto rapidamente, nelle nostre discussioni con Lorenzo, è caduta sul podcast, sullo strumento del podcast. Cioè, per raccontare storie, per raggiungere quel livello, se vogliamo, anche un po' di intimità, di conversazione, il podcast ci è sembrato assolutamente adeguato. Allo stesso tempo è uno strumento di nuovo che in qualche modo viene incontro soprattutto ai giovani, e questo per noi è un aspetto fondamentale. Cioè, noi tante volte nelle domande ai nostri intervistati abbiamo cercato di ragionare su come sono cambiati i giovani in questi anni. Nella nostra piccola esperienza, insomma, i giovani di 6 anni fa, 5-6 anni fa, sono diversi rispetto a quelli di quest'anno, ad esempio, penso ai miei corsi di insegnamento. E quindi tutto questo è una sfida per il docente che si pone, credo, da una duplice prospettiva, cioè quella chiaramente di mantenere una continuità, cioè di chiedere uno sforzo allo studente, di adeguarsi evidentemente a quelli che sono degli strumenti del diritto comparato e del generale del mondo accademico, ma allo stesso tempo credo che sia fondamentale per noi metterci in ascolto anche delle loro esigenze, capire quali sono gli strumenti che sono più adeguati per instaurare un dialogo genuino e autentico con gli studenti. Quindi questo è la ragione, diciamo, come nasce il progetto, il perché abbiamo scelto questo strumento e come con Lorenzo, appunto, abbiamo iniziato a attraversare un po', l'Italia con questo microfono. Abbiamo ovviamente anche dei corsi, abbiamo fatto delle di prova e insomma siamo andati a raccontare tutto questo. Carnet de voyage ci è sembrato poi evocativo, poi ci sarà qualcuno che parlerà meglio, Giovanna, dell'origine del carnet de voyage. Ci è sembrato un qualcosa molto
affine anche se vogliamo alle origini del diritto comparato, carnet de voyage, quindi come uno strumento utilizzato dai grandi esploratori, in realtà fin dai tempi di Rinascimento, ma in particolare nella seconda metà dell'Ottocento, poi quando contestualmente nasce il diritto comparato, e nasce il diritto comparato anche nel solco della rivoluzione industriale, della rivoluzione dei mezzi di trasporto che cambiano radicalmente lo scenario, la possibilità di viaggiare di missionari, funzionari coloniali e anche di esploratori e giuristi. Per cui ci è sembrato insomma, interessante creare questo, cioè come DNA, ecco, c'è evidentemente anche questo diario di viaggio, che poi erano diari di viaggio nella quale venivano annotati appunti, a volte inseriti piccoli oggetti, un pezzo, un fiore, un tessuto, qualcosa che in qualche modo fosse evocativo poi di quell'esperienza anche successivamente al periodo del viaggio. Questo è, diciamo, il contesto. Non mi dilungo oltre perché poi ci farebbe piacere poi dialogare effettivamente con i relatori e poi con anche i numerosi partecipanti. Per cui qui mi fermo per il momento e lascio Grazie. la parola a Lorenzo. Grazie mille Tommaso. Mi sembra che già abbiamo un punto molto importante perché io sono andato a riprendermi il dibattito che ci fu una quindicina d'anni fa quando cominciarono ad uscire i primi blog accademici. E un po' c'è anche, uscirono anche articoli su riviste accademiche, sono utili, non sono utili, perché sono utili, eccetera, eccetera. E c'era il dibattito, c'è un articolo di Orrin Kerr piuttosto che altri su chi è il pubblico di queste, diciamo, produzioni, poi possiamo definire come lo vogliamo inquadrare, no? Mi sembra che tu abbia già offerto una risposta su quello che per voi è il vostro pubblico. Il vostro pubblico resta comunque un pubblico accademico e soprattutto resta il pubblico dei giovani ricercatori, diciamo così. Mi sembra che tu abbia voluto quantomeno in questa prima il primo intervento dare questo obiettivo qui. Devo dire che è una domanda che io mi sono spesso rivolto. Perché io sono stato sempre restio a scrivere interventi sui blog accademici, ne ho scritti pochi, perché io per mia scelta ho preferito sempre scrivere sui quotidiani, perché io ho fatto l'editorialista, scrivo ancora sia per Il Foglio che per Domani, perché ho sempre pensato di rivolgermi ai miei colleghi con, diciamo, gli strumenti classici del comunicare accademico, un articolo scientifico, un intervento, una conferenza. E poi invece di, se possibile, di allargare un po' di più quelli che sono i risultati della ricerca che uno fa, ma scientificamente non rivolgendomi al pubblico accademico. Cioè ed è il motivo per cui io non volevo scrivere sui blog, perché i blog, dicevo, ma ci leggiamo sempre le stesse persone. Io penso che il lavoro che voi fate è validissimo scientificamente perché offre tanto materiale anche di fonti, come dire, secondarie che poi aiutano a comprendere il contesto della ricerca. Però tu mi confermi che almeno per ora il vostro obiettivo non è quello di rivolgervi a un pubblico non accademico. Poi avremo modo di approfondire o magari Lorenzo, a cui cedo la parola, ci dirà qualcosa in più. Allora, grazie, grazie Tommaso, grazie Pasquale, grazie a professor Martinico, a Giuseppe per aver organizzato questa giornata di presentazione. Ci inorgoglisce perché in definitiva era un po' l'obiettivo del podcast, già lo diceva Tommaso. Da un lato sì, certamente rivolgerci come episodi, come platea di riferimento ai giovani ricercatori, ma diciamo più alle giovani generazioni o comunque a coloro le quali vogliano magari avvicinarsi anche al diritto comparato, alla comparazione giuridica e non ne sappiano nulla. Allora, come primo strumento di avvicinamento, quello del podcast ci sembrava essere un linguaggio vicino, ecco, alle modalità comunicative attuali e contemporanee. E dall'altro lato, il podcast ci aiutava molto perché ci consentiva di sviluppare delle storie tra loro sostanzialmente scollegate su un lungo arco di tempo con delle conversazioni lunghe, di prenderci il tempo per poter poi ragionare e per poter poi anche valutare cosa inserire, cosa rimuovere dalle puntate. E a proposito, io vorrei ringraziare Giovanna Girardi, che è la persona che ci aiuta nella post-produzione e fa
un lavoro essenziale, perché uno degli obiettivi anche del nostro podcast era quello di così realizzare un prodotto che fosse anche piacevolmente ascoltabile. Poi non è detto che ci siamo riusciti, però anche dal punto di vista del suono e della presentazione, che avesse la parvenza, ecco, di un prodotto di podcast che sì, però non ha l'obiettivo di arrivare a una platea più ampia, non fosse altro perché gli argomenti trattati sono comunque argomenti che stanno molto all'interno della sfera del giuridico, ecco, nonostante poi ci siano dei metalivelli su pregressi personali, sicuramente su quelle che sono le esperienze dei singoli intervistati, ma hanno a che fare inevitabilmente, quasi inscindibilmente, con quella che è la vita accademica. Detto questo, e l'altro, invece, l'altro obiettivo che anche Pasquale segnalava, era il tema delle fonti bibliografiche, cioè noi solitamente nella pubblicazione delle puntate, degli episodi, nella sinossi cosiddetta, introduciamo una breve sintesi della puntata di presentazione, ma poi ci teniamo molto a che le conversazioni siano come delle note a piè di pagina corredate da fonti bibliografiche che possano consentire appunto a chi si avvicina alla comparazione giuridica di avere un primo incontro con quelle fonti e soprattutto avere un primo incontro. Se uno ascolta le puntate dalla prima alla quarta, vedrà che ci sono delle fonti ricorrenti. E questo forse può essere anche un esercizio interessante per capire quanto alcuni saggi, alcuni contributi abbiano più o meno avuto delle conseguenze, degli impatti sulla produzione scientifica, più in generale sul dibattito scientifico in tema di comparazione. Detto questo, l'altro punto che ci sembrava essere essenziale, e anche Tommaso lo accennava, era l'argomento dei cosiddetti fallimenti, cioè del rimosso che c'è nel contesto della vita accademica e della ricerca scientifica. Non ne vogliamo fare una questione, come dire, di esercizio di psicologismo, perché ovviamente non abbiamo gli strumenti, però c'è un grande argomento è che è il seguente: la ricerca scientifica per definizione è fatta di fallimenti e la ricerca scientifica si nutre di fallimenti. Se pensiamo alla ricerca scientifica delle scienze cosiddette dure, è inevitabile che lì questo è sostanzialmente il pane quotidiano di qualsiasi ricercatore. Lì dove si inizia una ricerca non è detto che venga a dare i suoi risultati o che dia buoni frutti. Nel nostro contesto scientifico invece forse il fallimento e l'idea per cui una ricerca poi sia un canale morto forse ha una dimensione ridotta e ha un'importanza anche ridotta per le ragioni che conosciamo sul fatto di dover stare dentro determinati quantitativi di produzione che ci impongono un pochettino anche di pubblicare, di produrre lì dove magari in un contesto, lì dove magari non saremmo neppure troppo sicuri. E quindi dare un pochettino l'idea e restituire l'idea che ci fossero queste dimensioni di sommerso, e queste dimensioni di sommerso poi in qualche misura sono anche più condizionanti a tratti delle pubblicazioni scientifiche riuscite, perché l'idea di fondo che avevamo con Tommaso era quella appunto di andare a guardare come i fallimenti o comunque sì, i progetti non riusciti fossero stati condizionanti, avessero avuto qualche influenza sulla produzione scientifica dell'intervistato. Ovviamente, quando si toccano gli argomenti del fallimento, è sempre una questione delicata, perché si entra in un campo che sì, è vero, non vogliamo sfociare nello psicologismo, però chiaramente magari si va in territori, si va in terreni che non tutti hanno la voglia di condividere, e talvolta c'è stato chi ha condiviso di più, non solo dei fallimenti scientifici, ma anche di sacrifici personali. Si faceva l'esempio di Alessandro Somma, prima, il quale in maniera molto candida ha detto che la ricerca scientifica ha avuto un impatto sulla sua vita personale, e questo però credevamo che fosse un punto, ecco, da tirare fuori e da mettere lì come argomento di riflessione, anche in questo senso per fare forse un servizio a chi si vuole avvicinare alla vita accademica, per far conoscere meglio quali sono anche le dinamiche che inevitabilmente sono associate a questo tipo di professione, a questo tipo di carriere e a questo tipo di ricerca. E venivamo poi io e Tommaso, per chiudere e lasciare a
professor Palermo e poi a Giovanna Tieghi la parola. Venivamo io e Tommaso da un periodo in cui è vero che avevamo concluso il nostro percorso di redazione di volume monografico, e però anche lì inevitabilmente c'era una parte di eliminato e di sommerso, c'era tutto il sacrificato che si portava dietro aver trascorso molto tempo a scrivere in solitudine, poi sostanzialmente. Quindi il podcast era anche, e forse prima di tutto, un momento di recupero di collettività, e ci pare, insomma, che questa occasione di oggi. E anche gli ascolti che il podcast ha ricevuto e l'attenzione sia un inizio di questo recupero di collettività che ci fa solo che piacere. E per questo vi ringraziamo. Grazie, grazie mille perché hai contribuito a darci ulteriori informazioni anche di questo background, insomma, che ha influenzato la vostra iniziativa. E ripeto, a me la cosa che ha colpito quando ho sentito l'intervista al professor Cassese è quello che è sottolineato che è stato sottolineato nel primo intervento da Tommaso, cioè sentire dalla voce di Cassese i racconti sul suo precariato, devo dire, è qualcosa che mi ha colpito davvero molto. Allora, ora abbiamo gli interventi del professor Palermo e della professoressa Pieghi, e quindi io cedo la parola al professor Palermo. Prego. Bene, grazie mille, grazie Pasquale, grazie Giuseppe per l'iniziativa e davvero complimenti non rituali a Carnet de Voyage, a Tommaso e Lorenzo per questa iniziativa. Insomma, adesso non perdiamo tutto il tempo in lodi e andiamo a parlare anche di altri aspetti. L'aspetto forse più interessante di questa iniziativa, dal mio punto di vista, è che unisce, per così dire, antico e moderno. L'antico, se possiamo chiamare così, è un po' l'idea dei maestri, quella per recuperare la dimensione un po' classica, dell'Accademia e diciamo anche rendere disponibile al grande pubblico degli aspetti che tradizionalmente venivano riservati ai soli allievi, no? Con questa, categorizzazione forse un po', vecchia, forse che va lentamente passando di moda, ma che comunque è sicuramente una parte importante della tradizione accademica. Ecco qui, conoscere appunto questi aspetti di dettaglio anche della vita personale, magari dei studiosi affermati, può essere estremamente utile per tutti. L'aspetto moderno è un po' la novità dello strumento, no? Che lo rende accessibile appunto a tutti e devo dire come target. È già stato in qualche modo ricordato anche tra le righe, più ai già addetti ai lavori, magari ai più giovani piuttosto che ai più avanti con gli anni, ma comunque già addetti ai lavori piuttosto che agli studenti. Magari si potrebbe fare una riflessione rispetto all'utilizzo in aula. Questo strumento, combinato con molti altri, direi Stals è un po' capofila di questo, no? A partire da questi webinar che stiamo facendo anche stasera, che ormai hanno raggiunto una diffusione straordinaria, sono degli strumenti tutti insieme abbastanza paradigmatici, direi, delle nuove modalità di comunicazione del diritto. Ecco, io non parlo di diritto comparato, ma di diritto tout court, perché poi alla fine è sempre la stessa cosa, e vorrei cercare di sfruttarvi in questi 10 minuti per i miei dubbi, no? Per avere forse qualche spunto di riflessione anche dalla discussione su dei dubbi che sto sviluppando io e che mi permetto di condividere un po' con tutti, che sono dei dubbi un po', permettetemi, anche eterodossi. Ma che seguono anche la eterodossia della mia traiettoria accademica, una volta magari ne parliamo in un carnet di questo. Dunque, la comunicazione e la didattica del diritto, appunto non soltanto comparato, sono dei temi su cui mi sto veramente interrogando molto, come penso molti di noi, forse tutti, perché siamo di fronte ad una rivoluzione. E le mie riflessioni, appunto, seguendo anche l'impostazione di questo webinar, vanno da un lato sulla comunicazione, quindi raccontare, riflettere sui formati, anche quelli in cui sono coinvolto, in particolare con l'EURAC a Bolzano, perché su questo devo dire l'università, almeno la mia, è abbastanza indietro, manco retweetano le cose che segnalo, le interviste, i podcast, eccetera. Ma diciamo, c'è una grande dimensione, mi piace anche condividerla. E dall'altro lato,
fare qualche considerazione abbastanza critica rispetto alla didattica, su cui appunto mi piacerebbe avere magari qualche vostra consiglio o riflessione. Partiamo dalla comunicazione. Allora, non credo di essere un dinosauro come età, ma certamente non sono un nativo digitale. Io quando ho iniziato a fare ricerca negli anni dell'università, parliamo della metà degli anni 90, cioè, la sfida era ancora quella di recuperare le informazioni, di ottenerle. Adesso naturalmente è il contrario, bisogna qualche volta difendersi dalle informazioni o comunque scremarle, setacciarle, trovare quelle affidabili rispetto a quelle non affidabili. Questa è più la sfida che bisogna imparare. E quello che sta succedendo attraverso, diciamo, la digitalizzazione nel suo complesso della ricerca, sta succedendo a me, forse chiedo se succeda anche a voi, nella lettura e nella selezione delle cose da leggere, io sto registrando, e non sempre con piacere, devo dire, una certa inversione di tendenza, diciamo, nel affidare la precedenza rispetto alla qualità presunta del lavoro, o in altre parole, leggo prima ciò che mi appare sullo schermo, quindi i blog, le riviste online o comunque quelle open access, ascolto molti podcast, vado su quanto mi segnalano le newsletter. Spesso parto da Twitter, X, per le notizie di attualità che poi mi portano a leggere delle altre cose, eccetera. E soltanto dopo tendo a passare ai libri, alle riviste cartacee, che magari poi quelle hanno anche dei tempi lunghi, poi questi libri e riviste si accumulano sulle mie diverse scrivanie, io ne ho almeno tre fisse e una mobile, che tendono di essere letti e magari appunto finiscono anche sotto e non sempre trovo il tempo, devo dire. Anche se mi rendo conto e non sono felice perché normalmente sappiamo che gli articoli sulle riviste e le monografie sono sicuramente più pregnanti e comunque più impegnativi per chi li scrive, forse dovrebbero essere letti prima, però ho questa tendenza e non so, chiedo se capiti anche a voi. Non vorrei dire che paradossalmente, diciamo, scrivere libri non paga, ma potrebbe quasi essere. Si paga magari in materie in termini concorsuali, però in termini di diffusione e lettura di ciò che si scrive, non lo so. Seconda considerazione sulla comunicazione. Certe cose, ripeto, sempre personali, ma parlo per un amico, diciamo così, faccio sempre più fatica a leggerle. So, voi avete, fate una prova, prendete in mano i classici. Io sono cresciuto, nella cultura anche qui, nato in Alto Adige, eccetera, leggendo Kelsen, Jelinek e queste robe qui. Oggi non ci riesco più. Sinceramente, o faccio una fatica bestiale e con molte distrazioni. Ma lo stesso, se ci pensiamo, vale per la letteratura non giuridica. Io ho fatto la prova, riprendendo in mano qualche grande romanzo dell'Ottocento, dei primi del Novecento che avevo letto in gioventù, e anche qui è cambiato proprio il modo di comunicare, di scrivere. Quando prendi in mano il Zauberberg di Thomas Mann, che dedica 5 pagine abbondanti, vi assicuro, a descrivere la stanza di Hans quando arriva nel sanatorio, è mortale, non è più adatto ai nostri ritmi. È un capolavoro assoluto, ma non funziona più, non abbiamo più il cervello. La struttura è cambiata ed è cambiata la comunicazione. E non lo dico necessariamente con rimpianto per i bei tempi andati, diciamo, bisogna semplicemente prenderne atto e differenziare. Sta succedendo anche nella comunicazione giuridica, nella lettura giuridica, almeno a me sta succedendo, confesso una certa debolezza. All'EURAC abbiamo creato una serie differenziata di strumenti, stiamo provando a lavorare un po' su questo. C'è una serie di interviste su un canale YouTube, c'è il blog, ci sono articoli, diciamo così, un po' intermedi come test prima di approcciare una rivista di prestigio con l'idea appunto di fare quello che ormai grazie al peer review non si fa più, cioè avere la possibilità di discutere un'idea, un lavoro con la comunità scientifica, ricevere degli input e poi migliorare e poi accedere, diciamo, alle riviste più prestigiose. Questa cosa non si fa, normalmente avviene che si manda un articolo a una rivista, poi torna indietro con le richieste di cambiare le cose, non è più il tuo articolo, ma se vuoi pubblicarlo lo devi fare un po' così. Ecco, cerchiamo di avere anche questo. E poi abbiamo le collane
di libri, diciamo, old style, e poi collaborazioni come questa con Stahls, perché ovviamente è inutile farsi concorrenza, ma è l'offerta anche di questi strumenti digitali è anche troppa, ma conviene la sinergia, diciamo che studiando il federalismo questa è la prima lezione che si impara. Quindi questa è la prima parte, la comunicazione. La seconda questione riguarda la didattica. Allora, io non ho mai usato ancora, dicevo appunto, i carnet de voyage nella didattica, magari lo farò, eccetera, però tendo a integrare moltissimi di questi strumenti nella didattica. Il formato del libro anche qui tende un po' ad essere recessivo. Qui sì, lo dico con un po' di rimpianto, perché ormai veramente i ragazzi fanno più fatica. Sono ancora traumatizzato, una storia che vi voglio raccontare senza fare i nomi, da la sessione di esami a gennaio. Avevo, cioè, un programma, come tutti, c'è cioè il programma per i frequentanti, chi viene a lezione si fa una cosa, chi non può andare a lezione, questo è il libro, più o meno studia, va benissimo così. Tendono gli studenti a prendersi gli appunti dagli amici, questo, quell'altro, per fare il programma frequentanti, pensando che sia più facile, in realtà poi si incasinano, va bene. Avevo un caso, appunto, una studentessa che non aveva frequentato, ha studiato sugli appunti, classici appunti dell'amica, evidentemente presi male, poi ho detto, ma perché non ha studiato programma da non frequentanti, va benissimo, non c'è mica niente di sbagliato nel manuale, va perfetto. E questa risposta, giuro, testuale, così. Beh, sa un libro, puntini, della serie, che cavolo mi sta chiedendo questo? Vuole che io legga un libro? Allora, siamo ormai a questi livelli, adesso questo è un caso clinico, però dobbiamo farci delle domande, no? Delle domande che poi giro appunto anche a voi, magari avete qualche commento. La prima domanda di fatto è il materiale didattico. Allora, come dicevo, io uso tutti gli strumenti possibili, dai video ai blog, ai brani di testi, messi ovviamente così senza violare il copyright, fino a ChatGPT, ma la maggioranza degli studenti ha difficoltà a prepararsi prima della lezione. Ti guardano appunto straniti quando dici: guarda, allora per queste lezioni, per le lezioni di questa settimana, leggete prima A, B, C, poi se c'è qualcosa lo spieghiamo e poi da qui partiamo a ragionare. La lezione invece tende ad essere, perché la cultura didattica da cui vengono è quella della ripetizione di nozioni, quasi se fossero alle scuole medie, forse le superiori, in cui si dice: vabbè, il professore viene, ti racconta un po' di nozioni, tu le ripeti. E così hai superato l'esame, proprio perché appunto il libro non si può leggere. E io devo dire che, soprattutto non vivendo dove insegno e ogni volta dovendo spostarmi e spendere 30 euro di treno per andare e tornare, mi chiedo appunto se valga la pena di perdere tutta la giornata a spendere dei soldi per andare a impartire delle nozioni. Io vorrei fare qualcosa di più, ma poi gli studenti fanno fatica un po' a seguirti. L'altra cosa collegata a questa è la registrazione delle lezioni. Dopo il Covid, sappiamo tutti che abbiamo questo tema, di per sé sarebbe un nuovo medium e quindi positivo, e anche poi la prassi è certamente apprezzata dagli studenti, ma la questione di fondo è che ovviamente la registrazione ti costringe dentro un certo formato. Cioè, se la lezione è sostituibile con una registrazione, non può che diventare la trasmissione di nozioni. E allora ti puoi leggere il libro invece di vedere, magari un po' più interattivo, il professore che parla, ma sostanzialmente è la stessa cosa. Perché se la lezione è dialogica, per la metà del tempo non si sente, perché quando parlano gli studenti non si registra, non si sente, non si riescono a integrare i contenuti a meno che non sia dei digital editor, se non lo sono, non sono tanto capace. Poi si perde un sacco di tempo. Gli studenti si fidano ancora di meno a prendere la parola, perché poi è possibile, com'è che ha detto l'allenatore della nazionale, bischerata, ha detto, la possibile bischerata resta registrata per i posteri, e quindi a maggior ragione non si fidano, non vogliono parlare. Insomma, non funziona più di tanto, ma ovviamente quanto più grande è il corso, più è difficile. Però il paradosso è che alcuni strumenti nuovi finiscono poi per costringerci negli schemi didattici vecchi. Io provo all'inizio ad avere questa didattica interattiva, dialogica, e poi arrivo alla fine del corso che più o meno sono arrivato a trasmettere contenuti. Faccio io le domande, le riflessioni critiche, me le faccio un po' alla Marzullo, mi faccio una domanda, mi do una risposta perché gli studenti faticano a stare dietro. Allora, il punto, e chiudo su questo, è che siamo davanti a una rivoluzione comunicativa, didattica degli strumenti. Non possiamo pensare di continuare
come abbiamo fatto, e credo che sia anche un bene perché appunto ci possono aprire questi strumenti delle porte importanti. Però ci mancano, a fronte di tanti strumenti tecnici, ci mancano un po' quelli cognitivi, forse anche la massa critica, anche studentesca o anche forse di pubblico, al di là degli addetti ai lavori, per attuare un po' questa rivoluzione. Quindi ecco, volevo condividere con voi alcuni dubbi, dilemmi che mi dilaniano. Mi fermo e se qualcuno ha degli spunti utili da offrire nella discussione, a partire evidentemente da Tommaso e Lorenzo e poi da tutti gli altri, beh, sono contento e ringrazierei per i suggerimenti. Grazie intanto. Grazie mille. Io non abuserò della mia posizione da moderatore perché potrei parlare per 2 ore perché il tema mi appassiona, però dico solo 2 cose. La prima è che purtroppo, ma il giudizio è ovviamente mio, noi sappiamo benissimo che nel contesto accademico, quando noi andiamo a fare ad esempio un'abilitazione nazionale, la nostra didattica non si valuta. Il sistema non prevede una valutazione, come dire, effettiva della didattica, ma è tutto sul lato, spostato sul lato pubblicazioni. Questo ha ovviamente un incentivo, a mio avviso, un po' distorto rispetto a quello che succede, e soprattutto anche dal punto di vista dei dibattiti accademici e culturali. Io ricordo che qualche anno fa venivo preso in giro da alcuni amici perché io ero un lettore abituale del Journal of Legal Education. E mi dicevano, ma perché leggi il giornale? Dove c'erano questi dibattiti sulla didattica, eccetera? Noi in Italia non abbiamo nemmeno qualcosa di lontanamente paragonabile al Journal of Legal Education, cioè non c'è una rivista scientifica dove tutti i temi che ha sollevato il professor Palermo, che riguardano, mi sento di dire, non solo il diritto comparato, ma tutte le materie giuridiche, vengano affrontati dai diversi accademici che lavorano su queste cose qui. È forse il caso. Lancio, come dire, qualcosa lì in aria, spero che qualcuno possa pensare ad una rivista sull'educazione giuridica, chiamiamola come vogliamo, che consenta ai giuristi di poter riflettere su tutte queste tematiche che sono state sottolineate dal professor Palermo, che ringrazio per l'intervento e ora cedo la parola alla professoressa Tieghi. Grazie. Grazie, grazie. Buonasera a tutti. Innanzitutto grazie per l'invito e questa occasione di incontro, ma soprattutto per potermi congratulare direttamente con questi ideatori di questa bellissima iniziativa. E premetto che io non ho ancora utilizzato i podcast nei miei corsi, semplicemente perché io ho avuto il primo in questo secondo semestre un corso in lingua, ma sono sicuramente pronta ad utilizzarli invece nel prossimo semestre quando i miei corsi saranno in italiano. E vorrei anche spiegare perché questa, come dire, presa di posizione, proprio per partire. Innanzitutto perché, a mio parere, questa iniziativa si colloca perfettamente in quel modo di intendere il diritto che vede, diciamo, attraverso il giudice Holmes, il fatto che la legge, the life of the law, has not been logic, it has been experience. So, l'importanza proprio di vedere il movimento giuridico che nasce dall'esperienza e dall'altra parte anche per diciamo quel modo più sperimentale che io in qualche modo ho ereditato in particolare dal mio maestro e che riguarda il tentativo di rendere il più possibile facilitato l'apprendimento del diritto proprio attraverso l'esperienza e aspetto che poi io ho cercato così di indagare anche proprio nella prospettiva comparata, grazie anche ai miei percorsi di studi, in particolare proprio con riferimento a quella cosiddetta experiential learning, cioè quella tipologia di apprendimento esperienziale che ho potuto sperimentare in prima persona, io prima da studentessa all'estero e poi anche come docente, e che fa capo proprio a un'esperienza, perché credo che ognuno di noi poi si porti dietro un po' la propria vita. Innanzitutto, con riferimento al titolo che vorrei suddividere in due parti nel mio breve intervento, perché poi voglio veramente lasciare spazio al dibattito, perché credo che questo sia un tema davvero interessante. Partendo da questo tema, io direi, riesco a identificare due profili diversi. La prima parte che riguarda,
che possiamo ritrovare nel titolo A partire dai carnet de voyage podcast, e la seconda parte che riguarda poi le nuove frontiere nella comunicazione e nell'insegnamento del diritto comparato. Beh, con riferimento al primo profilo, direi che già l'utilizzo della terminologia carnet de voyage in generale riporta a quelle esperienze che credo diversi di noi hanno fatto, quindi non solo nella storia, ma anche dei primi viaggi. In particolare, io ho proprio in mente quando da piccola andavo con i miei genitori e preparavo veramente per ogni paese straniero che visitavo un quadernino in cui attaccavo la fotografia, anzi la cartolina del posto, mi segnavo le cose più importanti, il francobollo, attaccavo quei piccoli segni che in realtà poi hanno fatto parte di un bagaglio mio personale come esperienze. Quindi mi sono ritrovata perfettamente in questa idea anche di attaccare i piccoli segni oltre alla cartolina del luogo. E questo è un percorso che poi ci si porta dietro nel tempo e che di fatto è diventato anche il mio percorso poi professionale, perché la comparazione è effettivamente per me è stato un continuare un viaggio, e in particolare quell'idea del comparatista che ritroviamo, per esempio, in uno dei manuali di diritto comparato del professor Frosini, viaggiatore della teoria e della prassi nell'universo giuridico, il quale nella sua valigia, dice, non deve portare le ristrettezze mentali del proprio mondo di origine, ma aprirsi all'esterno. Ecco, beh, credo che questo, che poi per me anche nel mio percorso è diventato proprio un journey, che è quello che propongo ai miei studenti nel mio corso, e diventa un viaggio che ogni anno parte da zero, riparte, ma riparte proprio con delle caratteristiche che nascono a seconda degli studenti che ho davanti, perché ogni anno si creano anche, il viaggio viene costruito insieme agli studenti e di fatto anche grazie alla diversità di culture, perché oggi ci troviamo ormai tutti ad avere davanti dei giovani che vengono anche da nazionalità, che hanno nazionalità diverse, quindi anche da altri, da tanti ordinamenti. E quindi il journey che io mi rappresento e che ritrovo perfettamente in questa iniziativa è un viaggio tra ordinamenti, ma anche tra diversi modi di essere o di pensare. Penso in particolare all'indicazione data da Ruth Bader Ginsburg, che diceva Looking beyond our borders. Quindi ancora una volta troviamo il confine geografico che in realtà rappresenta il confine anche mentale, andare oltre, spaziare e, come dicevano sia Tommaso che Lorenzo, indagare anche quegli aspetti che magari normalmente, tradizionalmente non vengono espressi. E qui ci colleghiamo ovviamente ad un profilo, ad un ambito che è anche legato alla linguistica, quindi all'utilizzo della lingua, e che sia l'italiano o che sia un'altra lingua, ma che ha a che fare anche con quello che diceva il professor Palermo prima, con una rivoluzione, perché noi dobbiamo prendere atto del fatto che stiamo affrontando un mondo diverso. Io proprio nel mio corso lo chiamo il Global English in a Changing World, perché noi dobbiamo adattarci e trovare qui i nuovi paradigmi proprio delle nuove dimensioni, sia della comunicazione che dell'insegnamento. Con riferimento a questi due profili, la comunicazione e l'insegnamento, beh, necessariamente io trovo che il metodo dell'intervista sia diventato lo strumento, sia più che diventato, sia assolutamente lo strumento che permette di fare, anche dal punto di vista linguistico, quel passaggio oramai richiesto in ambito giuridico dal cosiddetto plain language, o meglio, dal legalese al plain language. E quindi questo ci permette anche di indagare i nuovi profili della selezione, di imparare a selezionare le informazioni. Ed ecco che anche la didattica, sotto questo punto di vista, sicuramente può diventare, nella prospettiva dell'experiential learning, in particolare con riferimento alla quella tipologia di genere che è chiamato conversational learning, può diventare proprio un viatico, a mio parere, assolutamente decisivo anche dal punto di vista dell'individuazione di questa tipologia di strumenti come formanti. Alcune esperienze recenti che metto a disposizione, secondo me, sono nate un po' da questa stessa idea che mi accomuna, anche se ci conosciamo oggi con Lorenzo e Tommaso.
mi sono trovata in diverse occasioni a pensare a come meglio trasmettere certe informazioni. E questo mi è capitato in particolare con riferimento al funzionamento della Corte Costituzionale, ad un'indagine che ho fatto sul ruolo dell'udienza pubblica, e lì a un certo punto ho pensato che la cosa migliore potesse essere intervistare chi aveva esperienza, cioè chi effettivamente da anni si proponeva come legale, ma con un approccio giuridico, secondo me, aperto a tutto tondo, nel senso che attraverso questa intervista io potevo dar modo agli studenti o in quel caso anche ai praticanti di comprendere effettivamente anche le difficoltà, le paure e quindi le debolezze di chi si deve porre davanti a una prova. E nel tempo ho utilizzato questo metodo anche appunto negli scritti dell'intervista per come appunto strumento intergenerazionale, l'intervista con il professor Bertolissi. Un'altra intervista con una direttrice del Kingston Legal Clinic australiano, proprio per far capire, per cercare di dialogare su come rendere l'esperienza giuridica e l'apprendimento da parte degli studenti un'esperienza prima che sui libri di Law in Action. E poi da ultimo anche con colleghi, in particolare di altri ordinamenti, proprio per mantenere anche la vivacità del dialogo, del confronto. Anche nello scritto. Se posso dire, sicuramente l'esperienza del dialogo tra Roselli e il professore allora presidente della Corte Costituzionale Paolo Grossi, sicuramente è stato un esempio per me significativo. E non nascondo che oggi io utilizzo anche nella didattica perché mi par di capire che anche gli studenti riescano a percepire qualcosa di diverso da quello che potrei magari trasferire io, proprio attraverso le parole ascoltate. E da qualche parte avevo letto, non so se Tommaso e Lorenzo avevano valorizzato questo aspetto delle parole ascoltate. Secondo me, in questo momento proprio di trasformazione, imparare a riconcentrarsi nell'ascolto può diventare, come dire, un punto di forza anche della didattica. E credo, almeno per quanto mi riguarda, che dare voce ai veri protagonisti, più che raccontarli, a volte arrivi direttamente alle nuove generazioni perché credo abbiano delle sensibilità che magari anche noi non possiamo neanche percepire nel loro complesso. E quindi mi piace questa idea del comparato con la sua originaria promessa di cambiamento e se posso dare uno spunto, mi piacerebbe che questa esperienza continuasse anche ben oltre l'ordinamento italiano e quindi a disposizione laddove riteneste di fare anche un ragionamento di apertura anche linguistica, che credo permetta proprio di percepire attraverso anche la scelta dei vocaboli degli intervistati quelle che sono esperienze umane, ma che in realtà arricchiscono l'esperienza giuridica del singolo intervistato. Grazie ancora. Grazie mille, devo dire grazie a tutti coloro che sono intervenuti per la qualità degli interventi, ma anche e ulteriormente perché abbiamo finito alle 18:29 e siamo pienamente in orario e abbiamo spazio per degli interventi. Allora io chiederei a chi vuole intervenire di accendere il microfono e di porre le questioni o fare le annotazioni che si rendessero necessarie. Prego. Pasquale, se posso, avevo anche Prego. avanzato la mano virtuale, che c'è anche questa, Prego. diciamo. Allora, intanto grazie a Tommaso, a Lorenzo per aver accettato tutto questo invito. È stato, insomma, è stato complicato organizzare tutto questo evento, ma non per loro, cioè quanto per oggettivamente la difficoltà di appunto trovare due discussant come quelli che abbiamo trovato oggi e che hanno assolutamente credo valorizzato il senso di un incontro come questo. E io volevo
Volevo chiedervi una cosa, cioè il rischio della mitizzazione, no? In qualche modo è un tema che un po' ha anticipato anche te Francesco te Palermo, no? Tra quando fra le linee, no? Giustamente, a mio avviso, un po' criticava il rischio anche di un approccio solo verticale, no? In qualche modo allo studio del diritto comparato che potrebbe essere indirettamente trasmesso attraverso l'idea no, dell'esistenza di una comunità dei maestri appunto da intervistare, eccetera. Non è sicuramente questo il senso del vostro podcast, che anzi mi piace e lo voglio dire anche a chi non ha ascoltato ancora una puntata, vergognatevi, tra virgolette, il fatto che i nostri due amici introducano con una serie anche di diciamo simpatici no? Simpatiche sorprese, effetti sonori, anche proprio il senso del viaggio per andare a trovare l'intervistato. Quindi non c'è sicuramente quel senso di mitizzazione, che però è un rischio, no? Credo, di questo tipo di interviste. Cioè, il rischio è effettivamente quello di trasmettere, come sempre avviene nei racconti, la visione di chi racconta, la storia come in qualche modo percepita da chi la espone. A me è successa una cosa analoga quando ho dovuto fare delle interviste per un progetto del Max Planck di Francoforte, quello di storia del diritto, sulla storia orale della Corte di Giustizia. Una volta mi hanno mandato a intervistare tre ex giudici della Corte. Per tutte e tre, la soluzione geniale della sentenza era in qualche modo deconducibile a ognuno di loro, co cosa che ovviamente non è possibile, ecco, o probabilmente quella genialata è frutto di un compromesso. Quindi devo chiedervi se avete mai avuto la percezione di questo rischio. Se quando preparate delle de domande cercate di evitare di minimizzare questo rischio. E poi più in generale io credo che oggi inevitabilmente anche per l'impatto che la pandemia ha avuto non si possa prescindere dall'apertura alle nuove tecnologie. A me è capitato a volte di dover fare delle classi ibride, quindi delle peggiori, in cui quindi chi è in aula non sempre riesce a interagire con chi è da casa e viceversa. Un modo che ho trovato anche un po' per spezzare il ritmo è stato, per esempio, a volte accompagnare all'uso delle fonti principali, originali, anche dei video. Per esempio, non mi vergogno di avere utilizzato, a volte consigliato, alcuni estratti del documentario, quello Amend, quello con Will Smith, sul 14° emendamento, perché secondo me faceva capire delle cose che rimanevano in qualche modo nella lettera. In ogni caso è sempre necessario affiancare, no, le fonti originali a questi mezzi, credo. E questa è un'altra riflessione. Perché credo che si possa oggi prescindere da questo, anche per la diversa attenzione, percezione del tempo che la generazione Netflix, insomma, ci sta dando. Peraltro io credo che quello che menzionava te Francesco, cioè il fatto che oggi non si riesca più a leggere un libro, per me è più dovuto al mestiere che facciamo, che non a l'esistenza di questi nuovi media, perché io mi sono accorto, spesso siamo in qualche modo abituati a leggere parole chiave, saggistica legata ai nostri interessi. Quando ci troviamo dinanzi a un romanzo, la nostra testa prova ad applicare lo stesso schema, ma tu il romanzo per parole chiave non lo leggi. Quindi chiaramente o trovi un autore che ti impone il suo ritmo, e questo ancora capita, che per fortuna è sottoscritto, oppure effettivamente il rischio è quello di appunto stancarsi, ma credo che sia dovuto più al lavoro che facciamo, caro Franz, che non ha. Però non lo so, è una percezione. Io ne approfitto per ringraziare
tutti, Tommaso, Lorenzo, Franz e Pasquale e Giovanna, per questi commenti e per queste riflessioni. E quindi vediamo te come va il dibattito. Grazie a te, Pasquale. Grazie Giuseppe. Allora io farei reagire subito Tommaso e Lorenzo perché hai dato diversi stimoli, quindi prego. Allora, vado io così ci alterniamo con Tommaso nell'ordine. No, allora, venendo alla questione strumento suppletivo, non suppletivo, no, chiaramente il podcast al massimo può essere uno strumento suppletivo, non ambisce a sostituire in nessun modo le tradizionali modalità di trasmissione del sapere giuridico. Quello che può fare forse, e qui mi ricollego un po' a ciò che diceva Francesco Palermo, è dare un po' di sostrato, di evitare un'eccessiva scarnificazione degli autori, perché in parte, almeno questo è quello che sperimento io nella mia vita quotidiana, sia nella lettura giuridica, ma sia nella lettura così narrativa e libera, quando conosco l'autore, o comunque sia quando mi appassiono di più alla biografia dell'autore, mi viene anche meglio leggere i romanzi o la produzione in generale. Quindi questo era un pochettino dare un po' di sostrato, di carne e ossa, e questo mi porta all'altro argomento, che era quello sollevato sempre da Giuseppe, sulla mitizzazione. Beh, certo, quando uno intervista inevitabilmente c'è un grado anche di medesimazione nello svolgimento del discorso, c'è il rischio certamente di mitizzare. Quello che abbiamo cercato di fare con Tommaso è anzitutto andare nei luoghi dove gli intervistati lavorano o vivono, comunque sia, diciamo, svolgono le loro attività quotidiane, dà molto il senso di umanità e lascia un po' fuori quel rischio di mitizzazione e fa venire un po' meno quell'eccessivo magari distacco che può esserci, quella figura che Francesco Palermo diceva sul piedistallo. Quello lì evidentemente è più una posizione dialogica, ma anche la posizione delle sedute, delle poltrone, del come uno svolge l'intervista, no? Chiaramente cambia la modalità di svolgimento e di conversazione e elimina e riduce inevitabilmente il rischio che si sia portati a guardare, no, dal basso noi in alto. Dall'altro lato, forse appunto concentrarci anche sul rimosso, su quella dimensione di fallimenti e sulla presa di consapevolezza, che poi è evidentemente qualcosa che emerge nelle conversazioni da un punto di vista dialogico, quello forse, ecco, minimizza e aiuta a ridurre il rischio che nella conversazione ci sia troppo, come dire, troppa immedesimazione, forse anche troppo sbilanciamento. Tanto è vero che tendenzialmente nell'ordine delle domande la questione dei fallimenti arriva sempre come terza, quarta domanda, diciamo così, un po' perché evidentemente è una di quelle domande che va fatta quando l'intervistato si è un po' aperto e non chiuso come all'inizio, inevitabilmente, soprattutto con molte persone con cui non avevamo avuto mai occasione di parlare, di conversare. Ma aiuta anche noi a evitare di farci portare troppo dal flusso del discorso. Quindi, sì, credo che questa sia una buona tecnica. Non so, Tommaso, cosa ne pensa, ma. Prego, Tommaso. Sì, ma su questo discorso effettivamente il lavoro che di solito facciamo è un lavoro preparatorio abbastanza ampio, che consiste anche poi a volte, dipende come reagiscono gli interlocutori, però ad esempio Barbara Pozzo ci ha invitati a pranzo a casa sua, siamo rimasti 2 ore e mezza a chiacchierare. E lì in qualche modo si scioglie per lei come in altri casi. Lo stesso Cassese, avevamo l'intervista pianificata alle 2, siamo arrivati alle 2 da lui, abbiamo cominciato a registrare alle 4:30, perché prima ci ha intervistato lui sostanzialmente. Cioè si crea anche un clima, se vogliamo, che in qualche modo va a sciogliere, se voglia, le posture accademiche, no?
E quindi da questo punto di vista, al prenderci il nostro tempo, anticipare ai relatori, agli intervistati, che effettivamente si tratta di interviste lunghe, che ci serve un tempo per ragionare, come sa bene anche il professor Milani, che vedo connesso, e così faccio un piccolo spoiler sulle prossime puntate senesi. Però ecco, avere un tempo, mettere da questo punto di vista davanti questa nostra esigenza e chiarire fin da subito che l'obiettivo è quello di mostrare un racconto autentico, quindi chiarire le regole del gioco, devo dire che ci ha aiutato abbastanza da questo punto di vista. Per riprendere invece i numerosi spunti dei due relatori, beh, quel Bessa, un libro che citava il professor Palermo, è davvero emblematico. Poi sicuramente il professore ha molto più esperienza di me, quindi insomma, mi limito a dare commento per quelle che sono le mie impressioni. Che vedo, innanzitutto quello di prepararsi le lezioni per la mia piccola esperienza a livello universitario in Italia è molto molto difficile. Cioè, l'ho visto ad esempio in UK, cioè, l'approccio molto anglosassone, ma che a mio modesto parere non è proponibile a livello universitario e lo vedrei più dal dottorato in avanti. Ecco, la classica reading list su quello, sul ragionamento di spirito critico, per come è impostata l'università. Adesso poi ci arrivo anche su questo, però concordo, è molto difficile, secondo me, proporre questo tipo di progettualità pedagogica nelle nostre università oggi. Quello che anche io ho sperimentato è un approccio misto, per cui utilizzo sì anch'io dei video, suggerimenti di podcast come approfondimenti. Qua abbiamo Giuseppe e Giacomo delle Donne che su questo low end fanno un grossissimo lavoro. Penso anche alla presentazione, alla serie TV, sempre delle attività. Utilizzo delle immagini, ecco, anche questo è molto interessante. In UK questo l'ho visto molto, low end design, cioè come viene costruito il materiale didattico. Quello è un tipo di attenzione che in certi contesti è particolarmente valorizzato, l'utilizzo delle immagini. Stamattina leggevo un racconto, un fumetto di Joe Sacco su Gaza e devo dire che racconta di più di tanti resoconti. E quindi quelli sono strumenti e potenzialità che credo valga la pena e sia necessario esplorare, proprio perché poi, come dicevate, l'esempio di Kelsen, di Thomas Mann, ma io l'esempio, non so se vi capita di vedere un libro, leggere, no, scusate, vedere un film di 20 anni, inizio degli anni 2000, dopo 10 minuti, cioè, ci si annoia a morte, non è sempre così, però ecco. Una dimostrazione che cambiano non solo i studenti, ma cambiamo noi evidentemente. Quindi, da questo punto di vista, una riflessione credo sia fondamentale. C'è una deriva, se vogliamo, forse. Tommaso, scusa, Tommaso, scusa il tackle un attimo, ma un po' la mia somiglianza a Gennaro Gattuso me lo impone. Solo se ti chiedo di andare al punto, Vado così se c'è velocissimo. qualcosa. Sì, Vedo grazie, scusa. una sindrome intanto un po' da social media per cui molti degli studenti vogliono essere coinvolti, vogliono partecipare e quindi da questo punto di vista il passaggio da re essere recettore di nozioni a quello di davvero acquisire una conoscenza credo che possa essere sollecitato, come suggeriva Giovanna, appunto, experimental learning, cioè essere protagonisti da questo punto di vista. Concordo invece con quello che dice te, Pasquale, cioè un investimento sulla didattica è possibile se valorizzato in qualche modo la didattica, se, e questo è il punto di chiusura, anche dal punto di vista metodologico viene fatto uno sforzo, se vogliamo anche credo un pochino più sistematico, cioè abituare gli studenti a un lavoro sullo proprio spirito critico e quindi non basta un corso di diritto comparato, è un lavoro un po' più ampio e questo credo che riguardi
dal punto di vista metodologico anche noi ricercatori studiosi, quindi un autoesame, quanti si citavano le interviste, quanti di noi hanno confidenza con strumenti come le interviste semistrutturate, con strumenti anche di ricerca che poi necessariamente si traducono dal punto di vista didattico in nuove soluzioni e nella possibilità di coinvolgere e nel mettersi davvero in ascolto e in comunicazione con gli studenti. Mi taccio. Grazie, grazie mille. Ovviamente non abbiamo ancora toccato dal punto di vista metodologico didattico la questione della scrittura nelle facoltà giuridiche, ma forse ci potremmo fare un altro podcast su questo e lo lancio come suggerimento a Giuseppe. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Sì, c'è Ilenia. Ah, prego, Ilenia. Allora, non attivo la connessione per la videochiamata per problemi di connessione. Volevo però innanzitutto complimentarmi con chi è intervenuto perché si tratta davvero di un tema secondo me fondamentale e quindi volevo fare due riflessioni così un po' sul tema del podcast in sé come genere, tra virgolette, letterario, piuttosto come genere audio, ecco, che andrebbe valorizzato. E mi spingo a dire che forse sarebbe anche addirittura pensabile in futuro una sua valorizzazione anche in sede di ASN, se questa dovesse durare, ecco, come metodologia di valutazione. E cosa che tra l'altro nei progetti internazionali si fa già, perché per esempio in un progetto europeo nel quale sono inserita anch'io c'è appunto fra i milestone quello di realizzare alcuni podcast a fini di dissemination della ricerca da noi effettuata. Quindi è una cosa sulla quale si sta puntando molto per appunto valorizzare i risultati ottenuti. E dall'altra parte invece volevo fare una breve riflessione su quanto diceva il professor Palermo a proposito degli studenti che si sorprendono da un lato di dover studiare su un libro e dall'altra parte e si sorprendono anche dell'utilizzo di nuove tecnologie nelle lezioni, perché i miei studenti, da un lato, sono stati, almeno questa è stata la mia percezione, si sono sentiti un po' confusi, dal fatto che io non avessi adottato un libro di testo unico, ma per ogni argomento proponevo varie letture adatte, di volta in volta, quindi calibrate in base agli studenti che avevo. E dall'altra parte, però, se proponevo delle slide, loro volevano in qualche modo che tutto il contenuto della lezione fosse scritto nella slide in modo da stamparla e da studiarla. Quindi c'è questa attitudine in qualche modo a usare le nuove tecnologie in maniera sempre più tradizionale. E quindi volevo avere anche un vostro commento su queste due cose. Grazie. Grazie mille, Elenia. Io raccoglierei un altro intervento, se c'è, credo Giacomo volesse dire qualcosa. Sì, grazie, grazie per tutti gli interventi. Ma io mi sono sentito molto provocato dalle cose che sono state dette. Questo uso di strumenti nuovi, strumenti alternativi, per come lo vedo io, è un terreno inesplorato che stiamo scoprendo ora. Io ho in mente, per esempio, un corso che ho tenuto l'anno passato con un collega del Sant'Anna, Luca Gori, su, diciamo, il passaggio di Tangentopoli 1992-93 dal punto di vista costituzionale. Noi abbiamo indicato un libro di testo di una storica contemporaneista molto importante, e però le cose che ci interessavano erano gli aspetti più costituzionali e quindi abbiamo, come dire, ci siamo buttati su trasmissioni di Radio Radicale, soprattutto archivi di quotidiani e altri materiali per provare a ricostruire il quadro. E devo dire poi, come dire, su questo la risposta degli studenti spesso è buona, però appunto va sollecitata. Allo stesso tempo, a proposito, come dire, di fallimenti didattici, quando inizio i corsi di diritto pubblico generale che tengo ogni anno nel primo semestre, dico, come dire, suggerisco sempre agli studenti di leggere il giornale, le cronache parlamentari, eccetera, eccetera, ma ormai dopo qualche anno mi sono reso conto che, come dire, è un consiglio che do sempre, ma non è un consiglio che mi aspetto venga seguito. Quindi, appunto,
un terreno, come dire, sul quale siamo tutti provocati e che stiamo cercando di esplorare. Il podcast di Tommaso e Lorenzo ha un valore aggiunto, a mio avviso, perché ci mostra da un lato, e mi sembra sia venuto fuori, diverse, come dire, invarianti della vita dello studioso, insomma, quindi il fallimento, ma insomma anche aspetti più positivi, e dall'altro anche alcune cesure che hanno, come dire, caratterizzato l'attività di ricerca, il sistema universitario. Quindi, come dire, questo mi sembra davvero un grande valore aggiunto che è più difficile far percepire attraverso altri, servendosi di altri media. Ecco, questi erano i miei commenti e vi ringrazio di nuovo. Grazie mille Giacomo. Allora, siccome le 7 si avvicinano, io farei così. Abbiamo 2 minuti per ognuno dei 4 interventori e interventrici. Ovviamente i 2 minuti sono cedibili, quindi se c'è qualcuno che non vuole intervenire può decidere di cedere i suoi 2 minuti a qualcuno degli altri 4 interventori. Da questo punto di vista comincerei a contrario, cioè facendo parlare i 2 autori per ultimi, quindi comincerei dalla professoressa Tieghi, poi il professor Palermo. E poi abbiamo i 2 autori, grazie. Io ne approfitto per ringraziare davvero per l'occasione, ma soprattutto per, credo, di uscirne con una conferma che quello che noi stiamo vivendo è davvero un momento di grande cambiamento, per cui anche semplicemente poterci confrontare su cosa è più utile utilizzare a lezione, ma anche, diciamo, proprio dal punto di vista della ricerca, per non semplicemente ottenere le informazioni, ma anche farle nostre, ecco, come dire, farle entrare nel nostro percorso di ricerca e di studio. Ecco, io credo che sia non solo di grande interesse, ma sia assolutamente imprescindibile in questo momento. Quindi, dal punto di vista della ricerca, ma anche per trovare sempre nuovi spunti per la didattica. E questo è qualcosa che forse all'estero, diciamo, è un pochino più movimentato, che qua in Italia invece direi si rimette all'iniziativa dei singoli, che io confermo, a mio parere, in questo caso essere estremamente interessante, estremamente sfidante. Per cui li ringrazio anche per questo stimolo proprio sulla tipologia di iniziativa che hanno scelto. Grazie mille, professoressa. Professor Palermo, prego. Sì, grazie. Penso che ne usciamo tutti rafforzati dall'idea di dover riflettere ancora un po' su questi temi, magari fare un podcast sul podcast, che effettivamente potrebbe essere stimolante. Partendo da quello che diceva Giovanna, non mi ricordo se fosse Lorenzo o Tommaso che dicevano certamente nell'università italiana in questo momento è più difficile pretendere un certo tipo di didattica che invece si trova magari in ambito anglosassone soprattutto. Beh, qui i comparatisti però hanno una posizione di partenza avvantaggiata e se non lo facciamo noi chi deve cominciare? Esatto. Non è una questione così di moda di dire che sono più interessanti, più bravi a prescindere. Probabilmente come contenuti magari siamo anche meglio noi, ma è una questione di formato e dovremmo farlo. E credo che dovremmo cominciare da prima, insieme ad un collega tuo, Giovanna, il professor Filippo Biglione, Sì. abbiamo appena scritto insieme, è stato un lavoraccio, un manuale per le scuole, di diritto per le scuole superiori, con l'obiettivo di preparare i ragazzi ad avere un certo tipo di atteggiamento. Adesso non so come funzionerà, secondo me questo libro si potrà usare più all'università che alle scuole superiori, ma è la modalità così critica e di ragionamento che poi dovrebbe auspicabilmente portare ad un maggiore engagement e così anche all'apertura verso le altre tecnologie. Grazie. Bellissimo. Grazie mille, professore. E ora abbiamo i 2 autori, prima Lorenzo e poi Tommaso, così invertiamo l'ordine, prego. Io cedo volentieri i miei 2 minuti, colgo solamente l'occasione per rinnovare i ringraziamenti a tutti. Allora, Tommaso, prego, hai 3 minuti e 40 secondi. Grazie Pasquale anche per il lavoro di moderatore. Ma niente, anch'io una semplicemente nota conclusiva. Io concordo pienamente con Giovanna, credo che sia fondamentale mantenere l'attenzione alta su questi temi, fregandocene
dell'Hamburg e quindi tutto questo discorso di misurazione esasperata della ricerca. Non è facile. Nel nostro piccolo abbiamo cercato, insomma, con questo podcast di fare una cosa anche non conveniente, perché chiaramente non avevamo nessun, diciamo, vantaggio, se non una grande mole di lavoro, di tempo, anche economica, perché poi abbiamo deciso di non chiedere alcun tipo di finanziamento e a rivolgerci, come accennava Lorenzo, a professionisti per il design, per la parte musicale, per la parte sonora. Quindi un qualcosa dal punto di vista del, un piccolo segnale in questo senso, abbiamo provato a lanciarlo, di fare qualcosa che non sia necessariamente conveniente dal punto di vista dei parametri di ricerca, di quello che al momento viene considerato. Non so se poi possa essere, svilupparsi, ecco, sicuramente c'è bisogno di una piattaforma che sia, come diceva Pasquale, magari una rivista, qualcosa, non lo, ecco, però credo che valga la pena insistere su queste tematiche. Quindi grazie davvero ancora a Giuseppe Martinico e a Stas per averci ospitato, per averci dato la possibilità di, insomma, condividere questo progetto. Piccola chiusura finale su quello che diceva Giovanna: una seconda edizione in lingua inglese del podcast, insomma, ne abbiamo cominciato a parlare, non lo so, nel caso ci permetteremo di coinvolgerti. Ma sicuramente è uno strumento che, anche perché in questi termini esatti, anche all'estero non è utilizzato molto podcast, è utilizzato, ci sono qualche intervista, ce n'è uno di Yale con delle interviste, ma finalizzate ad esempio alla storia di Yale e quant'altro. Quindi da questo punto di vista, si potrebbe anche uno strumento interessante anche più a livello non solo nazionale. Grazie ancora a tutti. Grazie mille a tutti per gli interventi, per le riflessioni e per gli scambi, sperando magari di poter fare, perché no, un convegno di persona sui temi della legal education, diciamo così, a partire dalle cose che ci siamo detti oggi. E vi ringrazio anche perché la barca è arrivata in porto in tempo. Quindi ringrazio di nuovo Giuseppe Martinico e Giacomo delle Donne del Sant'Anna, che ci ha offerto il framework nel quale abbiamo operato, rimandando sicuramente ancora ulteriori riflessioni a webinar che immagino saranno prossimi anch'essi. Quindi buona serata a tutte e tutti e grazie mille.